Bella ragazzi, sono Robby Todisco del canale Sneakers Facts. Un video molto raffreddatissimo, ragazzi, proprio male, male, male. Oggi siamo qui per parlare della collaborazione tra Adidas e Dragon Ball Z. Infatti è appena uscita tutta la lista di tutte le 7 scarpe Adidas in collaborazione con Dragon Ball Z. Io sono riuscito a vederne uno solo, cioè non è che sono riuscito a vederne, ne ho vista per sbaglio una sola su Instagram e devo dire che non mi ha colpito per niente. Infatti questo video per me sarà un po' un punto di domanda, saranno sicuramente, perché mi conosco, per me le cose peggiori su questo video che le cose migliori. Non riuscirò sicuramente a trovare vanto su queste scarpe, perché ve lo spiego dopo. Una collaborazione aspettata praticamente da tutti, una collaborazione di cui se ne è parlato ogni giorno, se ne parla tuttora. E tutti stanno impazzendo, tutti le vogliono, tutti wow Dragon Ball, perché ovviamente Dragon Ball è Dragon Ball. Quindi partiamo con la prima: Adidas ZX 500 RM ispirata a Son Goku. Benissimo, ok, ragazzi, non mi piace. Stiamo parlando di Goku, stiamo parlando di Dragon Ball, dovrebbe essere una scarpa d'impatto, dovrebbe essere una scarpa wow, stiamo parlando di Goku, praticamente il più forte, il Saiyan, no? Una scarpa da Super Saiyan, uno deve presentarti questa scarpa e dire ha un'aura potentissima. E questa scarpa non riesce a darmi questo impatto. Poi, ragazzi, parliamoci chiaro, diciamo la verità, le Adidas ormai sono praticamente tutte uguali. Io per questo non riesco ad acquistare un Adidas. Pochi giorni fa ho preso un Adidas, una Equipment, non mi ricordo quale modello, mi è durata ai piedi 2 ore. E dopo 24 ore l'ho riconsegnato, ha preso le fila Bubbles, ragazzi, non ce la faccio. E comunque escono ad agosto 2018. Andiamo avanti con la seconda, Adidas Young 1 ispirate a Freezer. Beh, non è male, non è malaccio, non è perfetta, ok, un po' Freezer lo ricorda, però non è perfetta. Io avrei messo un dettaglio così, proprio su due piedi, avrei provato a fare una linguetta con un materiale, una sorta di lucido che ricorda un po' la cupolona, la testa di Freezer. Però la scarpa non è male. Non mi fa impazzire, ma non è male. E queste escono sempre agosto 2018. Andiamo avanti con la terza, Adidas Z-Rapt, si pronuncia così, non lo so, ispirate a Son Gohan. Cosa dovrebbe ricordarmi di Gohan questa scarpa? Il colore, che ricorda un po' l'uniforme di Gohan, ma da bambino, quando si allenava con Junior. Settembre 2018, questa non mi piace per niente, ragazzi. Andiamo con la prossima, Adidas Profear ispirata a Cell. Ok, la Profear è una scarpa che mi piace veramente tanto, ragazzi. È una delle poche Adidas che dico ok, shut up and take my money, mi piace veramente tanto. Però non mi ricorda affatto Cell questa scarpa. State parlando, ragazzi, con un malato di Dragon Ball. Io a casa ancora ho tutte le card, quelle tutte sbrilluccicanti, tutta la collezione di Dragon Ball Z e di Dragon Ball GT, ce le ho tutte. Oppure tutti i pupazzi della De Agostini con il portafascicolo e i fascicoli tutti tenuti puliti. Sono un malato. Le videocassette di Dragon Ball GT, state parlando con un malato. Questa scarpa è bella perché la profirma non mi ricorda per niente Cell, quindi bocciata a settembre 2018. Andiamo avanti con la Adidas Oregon Ultra Tech, ispirata a Vegeta. Ok, è carina, sono belli i colori, ricordano tantissimo Vegeta. Vedo qua dietro nel tallone il logo della Capsule Incorporation, perché è sposato con Bulma, ma avrei evitato di mettere il logo della Capsule Incorporation, perché Vegeta in primis direttamente con la Capsule Incorporation non c'entra una ben amata scioppa. Quindi la scarpa non mi piace, mi piace come è stata colorata, mi piace un sacco come è stata colorata, ricorda perfettamente Vegeta, dai capelli al colore della tuta, eccetera eccetera. Novembre 2018, Adidas Kamanda ispirata a Majin Buu. Ok, una forma strana, non la conoscevo questa Adidas. Ripeto, non la conoscevo questa scarpa, mi piace molto nella colorazione originale nera, mi pare che sia nera, c'è un filtro Instagram, sì, nera. Mi piace, è bella, una bella scarpa, non la conoscevo minimamente, sarò sincerissimo con voi, ragazzi. I colori ricordano un sacco Majin Buu, quel rosa pastello, il colore dei lacci che ricorda cos'era il mantello, non mi ricordo.
Nel tallone c'è il colore delle spalline. Com'era Macimbo? Ah, il tallone c'è il colore dello stivale, dei guanti e della cinta. Infatti il colore era del mantello. E la cosa che mi fa impazzire, ragazzi, il dettaglio dei buchi nel lato della scarpa, che ricordano i buchi che aveva in testa Macimbo quando si incazzava, che sparava. Bella, questa mi piace veramente un sacco, ragazzi. Questa esce al novembre 2018. Poi andiamo avanti con le Adidas EQT Equipment ADV Mid, ispirate a Sherron, al Dragon Sherron. I colori lo ricordano, sì, i colori lo ricordano perché vabbè, il colore di un drago classico, però i dettagli veri e propri non lo ricordano, secondo me, a mio parere. La scarpa non mi piace perché è la classica silhouette di una scarpa Adidas, di quelle nuove che... No, ragazzi, non ci posso fare niente. Non sono il mio genere queste scarpe. Voi potrete anche amarle, potete dirmi, ma Robby, ma sono comodissime. Ok, la comodità da 1 a 10 ha una scala di 9, ma la bellezza di una scarpa su una scala da 10 a 10 secondo me è 10, e per me questa qua non è una scarpa bella. Ma il mondo è bello perché è vario, e a me questa scarpa non piace. Non, se la dovessi vedere, non mi ricorderebbe comunque il Drago Sherron, per me, no. Questa esce a dicembre 2018. Poi, allora, l'ultima, stessa scarpa Adidas Equipment ADV Mid, però ispirata a Super Sherron. Ma lì, cazzo, se non ricordo male, Super Sherron era tipo fluorescente, dorato, pazzesco, elegantissimo. Questa scarpa non mi ricordo, almeno. Non vorrei, vediamo, facciamo una ricerca. Sì, Rigaz, Super Sherron era tipo dorato, era giallissimo. Cioè, spiccava in tutto il suo essere. Questa non mi ricordo, almeno qui l'articolo su Sneaker News mi dice che è ispirata a Super Sherron. No, questa proprio no. E questa esce a dicembre 2018. Quindi sono un totale 8, io sapevo fossero 7 le scarpe, boh. Allora, facciamo una top di scarpe che comprerei di questa collezione, scarpe che non comprerei, e poi do un mio parere personale. Allora, scarpe che comprerei, metterei senza dubbio al primo posto la Adidas Young 1 ispirata a Freezer, la Adidas Kamanda ispirata a Majin Buu, e per ultima prenderei la Profir ispirata a Cell, ma non tanto per la fedeltà al personaggio, ma tanto per la scarpa in sé, perché la Profir, ripeto, non mi ricordo tantissimo Cell, però la colorazione è bellissima. Queste tre sono quelle che mi piacerebbe di più. Tutte il resto le butterei veramente nel gabinetto, tranne quella di Vegeta, che la comprerei non per indossarla, ma per averla in collezione, perché ricorda tantissimo il personaggio che rappresenta, anche se la scarpa, ripeto, non mi fa impazzire. Quelle che io boccio sono tutte il resto, quindi le Adidas Giraffe ispirate a Gohan, la Adidas Oregon Ultra Tech ispirata a Vegeta, le due Adidas Equipment ADV ispirate a Sherron, entrambe le versioni, e purtroppo devo dire anche le Adidas ZX 500 ispirate a Goku. Raga, allora, secondo me, ora qua scateno la guerra, secondo me non capisco perché Akira Toriyama, inventore di Dragon Ball, abbia deciso di fare una collaborazione con Adidas per fare questa collezione. Ok, non dico fatela Jordan, perché ormai Jordan è troppo scontato per fare una collaborazione, anche perché sta facendo veramente tante collaborazioni, però devo dire che sarebbe stata fighissima. Ma io avrei messo, invece di Adidas, avrei messo Nike, che secondo me ci sono modelli di scarpe che, colorate nel modo giusto, sembrano state inventate apposta ai personaggi di Dragon Ball. Ora non mi chiedete quali, non mi vengono in, perché esistono talmente tanti modelli di Nike che non saprei ora in questo momento su due piedi quale associare, quale scarpa associare a quale personaggio. Però secondo me, a mio ignorante modesto parere, dico che Adidas è stata secondo me
la scelta meno azzeccata per questa collaborazione. Ora sfogatemi pure nei commenti, insultatemi. Non vedo scritti i prezzi però, ragazzi, quindi non chiedetemi già nei commenti che quanto costano. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Leggo qui nell'articolo sempre di Sneaker News, che vi lascio sotto nelle descrizioni il link per andare a vedere l'articolo, che ci sono dei rumors su alcune scarpe ispirate a personaggi come Mr. Popo, Yai Rob, che non so chi sia, magari cambia nome, vediamo. Yai Rob, chi è? Ah vabbè, non mi ricordo manco come si chiama in italiano questo qua. A Tenzing e a Mr. Satan. Dicono ci sono questi rumors su questi altri personaggi. Vediamo che se dovesse essere veramente, che lavoro faranno. Detto questo, Rigaz, questa è la collezione di Adidas per Dragon Ball Z. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, fatemi una lista di quelle che voi comprereste, di quelle che invece voi buttereste, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Sotto nelle descrizioni, come sempre, troverete i vari link ai social network, pagina Facebook, profilo Instagram e gruppo Telegram, che è arrivato, ho deciso che arrivate ai 300 membri, chiudo i battenti, ragazzi, chiudo i cancelli, non potrà entrare più nessuno, perché riuscire a stabilire un ordine a 300 persone, a 300 ragazzini, è veramente difficile. Ogni tanto ci sono momenti di panico, quindi arrivati a 300 persone, ragazzi, mi dispiace, ma chiudo i cancelli del gruppo Telegram. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, attivando la campanella per ricevere le notifiche. E quindi, ragazzi, da Robby the Disco, Sneakers Facts, ci vediamo al prossimo video. Bella, ciao! Fermi armadio, le cronache di Narnia, per indossarle tutte e vedere di essere un in gamba. Non sai che Sneaker Facts lo guarda pure tua mamma. Prestami le scarpe, alzare il tuo cardiogramma. Fra di noi amici e poi tutta quanta la famiglia. Non puoi pestarmi i piedi finché copro la caviglia. Stringo bene i lacci, tiro tutta la linea. Resto con il tuo disco, non uno che ci somiglia. Per tutto il resto c'è Sneaker Facts. Sneaker Facts, vincendo scarpe con Sneaker Facts. Sneaker Facts, Sneaker Facts, Sneaker Facts. Fox.